Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa sera che cosa andiamo a realizzare? Andiamo a realizzare due supporti, materiale plexiglass, spessore 15 mm, che ci permetteranno di sorreggere, o meglio, tener su questo tubo che poi andrà rivestito di un materiale che sia o della carta o dell'alcantara o della similpelle. Perché ho bisogno di questi due supporti? La ditta per la quale lavoro ha bisogno praticamente di un tubo come questo che state vedendo, con due supporti che ho progettato, che sono questi qui, che ci permetteranno praticamente di andare ad avvolgere il cinturino dello smartwatch. In poche parole, abbiamo diversi smartwatch da far vedere al cliente finale. Quindi, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato praticamente di andare a rivestire questo tubo, come dicevo prima, di un materiale che adesso andremo a scegliere, e ogni centimetro X ci sarà uno smartwatch con il suo relativo prezzo. Adesso vediamo come andarlo a realizzare. Allora, signori, visto che parliamo di 15 mm di spessore di plexiglass, ho deciso di fare due passate perché sono convinto che con una prima passata, pur andando abbastanza lento, può essere che non avvenga la vera e propria modalità taglio. Di conseguenza, voglio fare due passate a 5 mm per secondo per quanto riguarda la velocità e 60% di potenza per quanto riguarda il macchinario. Vi dico subito che il plexiglass che state vedendo l'ho levigato, infatti se adesso passo il dito ci sarà praticamente materiale o comunque della micropolvere di plexiglass, e l'ho levigato con una carta abbastanza sottile, questo per far sì che già la parte superiore e sottostante sia abbastanza liscia. Una volta terminata questa modalità del taglio, ho intenzione di andargli a dare un'altra levigata con una carta ancora più sottile e come pezzo finale, chiamiamolo così, come lavorazione finale, ho intenzione di andargli a dare una piccola verniciatura con della comunissima vernice trasparente lucida, così da essere abbastanza cristallina. Vi faccio vedere che ho già fatto una prima passata. La potenza l'avete vista poco fa, 60%, e per quanto riguarda invece la velocità siamo a 5 mm per secondo. Penso che con una seconda passata ci sia la possibilità che avvenga la vera e propria modalità taglio, quindi praticamente dovrebbero cominciare a cadere i vari pezzi. Qualche secondo vi faccio vedere. Ok ragazzi, ci siamo. Seconda passata, 5 mm per secondo e siamo al 60% di potenza per quanto riguarda il macchinario. Vediamo cosa ne viene fuori. Ok. Con questa seconda passata si vedono già i lampi. Questo significa che il taglio lo sta facendo a dovere, quindi vuol dire che il taglio lo sta facendo alla perfezione. Ho messo due piccoli spessori nella parte sottostante del pezzo in modo tale da non avere molto nero, comunque molto scuro una volta effettuato il taglio, e quindi dovrebbe uscire abbastanza pulito il lavoro. Ok, si trova la parte esterna. Vi lascio giusto qualche secondo in attesa e vi faccio vedere il risultato finale.
Ok, ci siamo. Terminata la nostra lavorazione, quindi portiamo punto home la nostra testa del laser e vediamo che cosa ne è venuto fuori. Praticamente si parla di materiale molto molto spesso, come vi dicevo prima parliamo di 15 mm di spessore di plexiglass, non so se riuscite a vederlo, adesso ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino. Ed ecco qui le nostre lavorazioni. Una piccolissima levigatina e il gioco dovrebbe essere fatto. Solo un secondo e vi faccio vedere che cosa avevo in mente. Eccoci ragazzi, allora, questo tubo andrà, come dicevo all'inizio del video, rivestito totalmente con del materiale che sia della carta, alcantara o della pelle, in modo tale da andare ad avvolgerci il cinturino dello smartwatch che sarà messo in vetrina per la vendita. Plexiglass 15 mm di spessore. Devo dire che potevo uscire anche leggermente meglio rispetto a quello che sto vedendo. Forse ho utilizzato, non lo so, forse dovevo andare leggermente meno veloce, quindi tipo 2, massimo 3 mm per secondo, dovevo aumentare la potenza. Ricordo a tutti che questa lavorazione è stata fatta con il 60% di potenza del macchinario. Quindi 60% di potenza, due passate e 5 mm per secondo per quanto riguarda la velocità del macchinario. Comunque, alla fine il lavoro è uscito. Con questo bel cerchietto vi saluto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!